Ottava edizione della Christmas Run qui a San Giorgio Canavese, inserita in quello che è il Natale della reciprocità. Sì, devo dire che abbiamo i due nostri gioielli oggi. Il gioiello che abbiamo coltivato per 8 anni grazie alla Proloco, grazie a tutti i ragazzi della nostra associazione, a Marco Baudino, a Teresa Gallicchio e a tutti gli altri ragazzi. La novità, che non è una novità ma è un grande piacere, è l'albero di Simone Cenedese, l'albero della reciprocità, e fortunatamente quest'anno coniughiamo le due cose. Stamattina era bello vedere i preparativi della Proloco e gli avventori che arrivavano per farsi la foto insieme all'albero della reciprocità, perché quando abbiamo potuto vederlo molti molti mesi fa, dopo la sua esposizione a Piazza San Marco Venezia, ci siamo detti troviamo un modo per averlo nelle tre terre canavesane. Ci siamo riusciti, così riusciremo a fare partire l'ottava edizione della Christmas Run e proseguiremo nei prossimi anni di sicuro. Una punta d'orgoglio per i tre comuni avere qua in Canavese un albero che arriva appunto da Venezia. Sì, ma sì, sicuro, cioè una punta d'orgoglio che ha un valore, nel senso che l'orgoglio è quella cosa che ti fa sentire importante a volte, ti fa sentire responsabile a volte di fare qualche cosa per qualche cosa, per qualche luogo, qualche persona a cui tieni. Stamattina discutevamo a Castellamonte che la stessa passione per cui abbiamo ottenuto l'albero di Cenedese a San Giorgio è la stessa che stamattina abbiamo profuso per dimostrare ai ceramisti di Castellamonte che i ceramisti di Castellamonte sono anche i ceramisti di San Giorgio, sono i ceramisti canavesani e sono un valore del Made in Italy. Così è il volontariato, così è la Christmas Run, così sono le persone che a Natale si trovano insieme ai ragazzi della Proloco a fare questa iniziativa, sono valore sangiorgese delle tre terre, canavesano, regionale, perché l'altra sera ci siamo incontrati con il presidente Cirio con grande piacere, e sono anche realtà nazionale, perché questo è un paese che deve molto ai volontari, ai giovani che ci danno una mano a fare queste belle cose.